Eccoci qua, popolo. Sì, oggi ho saltato direttamente. I ragazzi stanno già in lobby. E niente. Oggi qui c'è la live. Sì, è stata una sorpresa. Cavallo Sakamura 94. Che paura, dici la verità. Dici la verità. Oggi, come vedete, ci sono Eros, Stregatta e Redex. Con me. Però Redex non streama, ecco qua. Questi invece sono Eros, sono qua, Stregatta, due gattini in basso. Nelle orecchie. Cosa vuoi? Che ti aspettavi? Caro Sakamura, questo è. Questo è. Nel frattempo i ragazzi stanno, mi sto aspettando per che si uniscono al party e. Niente. Come ben sapete. Noi abbiamo portato all'inizio questo gioco DBD. Poi, ecco appunto, c'erano i nostri lurcatori di fiducia che erano Kati e Shinkozilla. Però c'è una cosa che voglio dire. Voglio dire perché mo loro, sanno che c'è questa incompatibilità che non sono riuscito a risolvere con OBS, con i party della Play. Che schifo DBD. Non ti preoccupare, è una cosa che condividono in tanti, pure gli stessi giocatori. Tranquillo, tranquillo. Che, ecco appunto. Non. Oddio, mi sono distratto dal commento di Saka. Volevo dire. Ecco appunto. Sì, siamo qui in Lurk, ok, Eros. Comunque, io volevo dire, ecco appunto, ecco. Ecco cosa volevo dire. Volevo dire semplicemente che questi ragazzi, Eros, Kati, dopo Redex, fai pure un SO. Qua, c'è un sasso. Sì, però c'è un sasso. Ecco. Ragazzi, è una roba Eccoli qua. assurda. Proprio nella Quello che clip, sto ci sono vedendo tutti io in sta e tre. partita, non l'ho visto in 6 anni di DBD. Due trattini bassi, Kati. Sacca. Comunque, ci tengo a dire una cosa. Queste persone, come Eros94 e Stregatta, non è perché ora stanno giocando con me o ora si uniranno al game con me. È una cosa molto fondamentale da dire. Siamo partiti questa attacca qui. Frate, non ti posso salvare, mi dispiace. Come ha detto, ecco appunto Sakamura, i veri fondatori di Radiaction, senza lo stream. Perché, a parte che ci hanno supportato fin dall'inizio, ma c'è anche da dire una cosa che io ho sempre detto a chi mi conosce bene. Io a Kati gli devo tutto, ma non solo per i consigli da mod. Gli devo tutto, ma non solo proprio perché prescindo da Radiaction, che poi ci hanno dato una mano e tutto. Ma c'è da dire che io a Kati. Ma lei nel party. Io gli devo tutto. Che lei mi ha fatto conoscere persone. Lei mi ha fatto capire come funziona la spadina da mod. Cioè, a volte mi capita, pure i nuovi mod, di dare consigli. Ma se io penso, è tutto partito da Stregatta. O Kati. Cioè, io gli devo tutto. Noi, anzi, pure noi di Radiax gli dobbiamo tutto. Se oggi abbiamo dei piccoli, siamo riusciti a raggiungere dei piccoli obiettivi, e questa è una cosa che ho sempre detto, e lo dirò fin quando faremo live su Twitch. Eros, se mi senti, i ragazzi stanno entrando su DBD? No, ancora no. Richiesta, una richiesta. Grazie, Poke. Non mi ricordo, vabbè. Grazie mille, Poke. Sono senza audio, ma ci sono. Tranquillo, Poke, tranquillo. E comunque. Non problema.
Sto scherzando, Saka. Non la prende troppo sul serio. E stavo dicendo che appunto gli devo tutto. E veramente è stato... Non ho capito. Volevi! Passa anche tu a un livello. Ti piacciono i salsicciotti? Vuoi il tuo salsicciotto di pieno? Ecco, un livello fa per te. Ha la salsiccia di ogni modello. Sì, i ragazzi stanno entrando. Comunque. E niente, veramente gli dobbiamo tutto e tutto. Per questo io oggi ho voluto giocare a DBD, non tanto perché sono un grande fan del gioco. Ho giocato, mi ci diverto, anche se mi è stato detto che sta ancora peggiorando sempre di più. E niente, voglio giocare con persone, il giorno del mio compleanno con persone che qui su Twitch... Non so, mi hanno fatto conoscere tanti lati belli e meravigliosi di Twitch, perché alla fine qualsiasi cosa farai ci saranno sempre lati belli, ma persone che veramente gli devo tutto, sia a Katia, a Eros, poi Redex è arrivato dopo che l'ho conosciuto, oddio non ricordo quando di preciso, sarò sincero, poi Redex se mi sta ascoltando magari me lo può dire, però posso dire che Redex è stato pure un'altra persona che ho conosciuto con molto di piacere e sono andato anche a prendere un caffè con lui non molto tempo fa, e che stava per venire l'estate, se non ricordo male, o era proprio in estate, inizio estate, vabbè. E spero che quando prima posso anche conoscere sia Eros e e Aki mi spamma Moe. Però Aki, tu mi devi avvisare, perché vedi una signorina del genere. Signorina del genere e mi distraggo. No, ma anche senza sub. Ah. Grazie mille, Saga, per aver regalato la sub ad Aki. Vabbè, Aki, non ti preoccupare. Tu lo sai, i ragazzi Saga te l'ha detto. Tu sei uno di quelli là che doveva avere sempre la sub. Poi. E niente, questo è. Vado a togliere quella clip che non ti piace. E comunque no, per questo ho detto voglio giocare a DBD con i ragazzi che, ripeto, io vedo questi ragazzi, io se non fosse stato per loro penso che ora non avrei conosciuto queste altre persone. Che questo gioco, che non è chissà che capolavoro di gioco, anzi capolavoro sono ben altri. E eccoli qua, si stanno unendo. Sono altri, però tramite un gioco che non è chissà che, ho conosciuto delle persone non belle ma di più. E Saka, che vogliamo fare quest'estate? Vogliamo andare in Puglia? Che vogliamo fare? Vogliamo andare in Puglia? Io sto ancora qua volentieri. Che, dove vuoi stare? Dove vuoi stare? Tu qua devi stare. Qua nel senso... Qua a moderare. Ma certo, Lilly. Certo, vieni. Non c'è nessun problema.
C'è un SEO a Lilly. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel followino. Eh? Ma? Sta dando a cosa? A Shakespeare. A Chloe. L'avevi promesso non dire niente. No, non dire niente pare brutto. But thou assured my... Ti dico solo che la torta Lilly è... Non so se ti piace, ma è crema chantilly e Nutella. Non so se ti piace, però sì, te la do ben volentieri. Nella nina nino. E gnignoni. E gnignoni. Gnignò. Ba 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 ba. Nutella. Comunque puoi chiedere a Saga com'era la... Puoi chiedere a... Ah. Devi dire altro, ok. Allora ok, vieni, vieni, vieni. Il posto in Gonzaga, sì, posso confermarmi. E comunque oggi niente, oggi questa live di meme, di DBD, giocare con i vecchi amici di vecchia data. Per questo vi consiglio vivamente di seguirli, perché comunque con da loro si scherza tanto, si può divertire tanto. Grazie, CGB, grazie mille per gli auguri. E come stai? Ho compiuto 13 anni, si vede? Me li porto bene questi 13 anni. Oddio, che mappa ragazzi abbiamo preso. Sì, Aki, sono 13. Oddio, ma questo sta già vicino a me il kill. No! Io lo sapevo che veniva da me. E niente. Chi poteva prendere per primo? Che zio giovane, hai visto? Sono giovanissimo lì. Chi poteva? Potevano non prendere me. Ragazzi, questo è il gruppo Telegram, se vi volete unire a noi ci fa solamente piacere. Questo è il nostro gruppo, chi si vuole unire, chi ci vuole seguire sui nostri social. Voi non siete obbligati, però a noi ci farebbe molto piacere. Ha preso a Redex. Evitato. Il mio paesano. Il mio paesano. Scappa, scappa.
Bravo, Lucio. Sei il migliore. Sì, ma questo ora mi prende. Non sapevo. Tu ti sei fissato con me e nel frattempo ti chiudo in gen. Ciao Lucio. Come stai, bello? Io mi ricordo Aki che ne avevi parlato. Grazie Lucio per gli auguri. Grazie mille. Vai, vai, non fa niente. Cosa giusta, Redex, va bene. Non ho capito certamente dove sta il gen. Ancora non tocco un gen. Ho preso Eros. Comunque, Eros, se mi senti, perché Eros sembra potrebbe andarci. Ci sta un escape room a tema DBD. Eros è più vicino. Io lo sapevo. Mi avrebbe cercato di colpire. Ma guarda, ci può stare Lilli, eh. Però alla fine se vai con gli amici e sai che può darsi che riuscirai a superare questa cosa, eh. Vediamo un po'. Qui questo non ha rotto un pallet. Questo bancale lo alziamo. E niente. Io lo sapevo. Sì,
Sì, ti ricordi? Quando abitavi a Napoli e io ti dissi hai da fare? Tu no, allora vieni con me all'escape room. Cioè, come mi hanno preso a me così io ti ho preso a te. Una vita fa, sì. Ma fu bellissimo perché così hanno preso me e così io ti ho preso te. Andiamo a fare quell'escape room. Dai, però ci fumo di... ci eravamo divertiti. Che poi era... quel periodo tu già mi facevi una testa quadrata di Life is Strange. E io o lo stavo per comprare o l'avevo appena comprato quel periodo. Eh sì, oddio. Ma qua sono tutti a terra. Oddio. Cristo. Questo vuole proprio fare schifo, questo credo. Oddio, questo credo. Che vuole fare? Che mi ricordo di questa cosa che dissi vicino al ragazzo, avevo problemi di Life is Strange, lui iniziò a parlare pure lui, se ti ricordi. Redex prima a morire. Mo sono io. Redex ti sto per raggiungere. Sarei morto ovunque. Sarei morto comunque perché non ce la facevo. Volevo fare il meme di entrare, uscire e fargli dare un colpo, invece niente. Non ci sono riuscito. Sarei morto. Sarei morto comunque. Assolutamente, sono d'accordo. Ma se tu fai punto esclamativo LIS, se non mi sbaglio, cioè se c'è ancora il comando, c'è una cosa proprio su Life is Strange. C'è ancora il comando, eh. Ecco appunto, ricordavo che c'è. Sì, avevo detto. No, sbagliato, sono uscito. Vedi? C'è anche il comando. Ma poi come mai? Come Twitch Corea ha chiuso? Si sa il motivo. È per forza, Saga. No, però mi sembrava strano che Life is Strange non devono lavorare a qualche progetto. Mi sembrava molto strano che da un po'. Perché li conosco e comunque dopo un tot di anni li fanno sempre. Infatti mi sembrava molto strano che ancora... Ok. Io aspetto Eros. Nel frattempo vado in party dei ragazzi. Benvenuto. Ok, sono passato un attimo nel party. È tutto ok. Questo killer era un po'. Questo killer era leggermente tossi. Si vende un po' tossi. Un po' tossi. Ah sì, stiamo guardando che ci divertiamo. Kaidi, a te come sta andando? Ma tu stai streamando, giusto?
Ok, perfetto, perfetto. Allora, la prossima volta cercheremo di farla come si deve, perché c'è la possibilità di farla ora che... Vabbè. Redex? Ok, ah, oh, mi sa... Ok. Comunque, ragazzi, grazie per i follow. Io sto parlando, se non mi... So che sto parlando con Eros sul party. Niente, ragazzi, come vi ho detto prima, non so se... Oddio, che è successo qui? Ok. Ok, ho messo pronto, ok. Ok, va benissimo. Io mo esco, ci rivediamo fra poco. Ci facciamo i vari giri di parti. In questo. Comunque, grazie mille Ringo e Nicole per il follow. Thank you. Ah, ma lo conosci già Ringo? Ah, già vi conoscete, non lo sapevo, ragazzi. Comunque mi raccomando, ragazzi, andate a lasciare il follow a Eros e Stregatta, per chi ancora non li conosce. È veramente spesso da nena, ho capito, ho capito. E qui mi fa piacere che già vi conoscete. E comunque stavo dicendo nel caso volevo dire una cosa, che il fatto che gli sviluppatori di Life is Strange mi sembravano strano che non stavano lavorando a qualche progetto, perché se notate dal primo Life is Strange in poi comunque hanno lavorato a vari progetti dopo uno dopo l'altro, e sembrava un po' strano come cosa che ancora non si stava con altro progetto, però esce nel 2024 se ho letto bene quello che ha scritto Lilly. Ok, Lili, se vuoi, che ora non ho visto, però mi puoi mandare il link. Non lo so se sei andato sul gruppo Telegram, ripeto. E così magari gli do un'occhiata anche io, che ora non so come si chiama il gioco, però se sei andato in gruppo, se sei entrato, se no tranquillamente lo metto nel tuo gruppo e magari lo recuperiamo dopo noi. E voglio capire il gioco se è carino. È strano che non hanno fatto un nuovo. Non stanno mandando un nuovo per Life is Strange. Però i sviluppatori comunque fanno uscire dei giochi dopo un tot di anni. Escono già. Comunque, quello, quando è uscito Two Colors? Nel 2022. Assolutamente. Lilly, devi sapere una cosa sul nostro gruppo Telegram. Bella. Mi piace questo primo piano di Nancy. Maro, che brutta mappa però. La mappa è brutta. Sì, bravo, l'ha detto benissimo Saka. Ciao CM, l'ha detto benissimo Saka. Finché si tratta di videogiochi, film, serie TV, oppure cose, non vi fate problemi a pubblicare. Cioè, mandate, mandate, Poi ci dirà. mandate. Football Manager. Quando ero No, piccolo, non è possibile. Non è possibile. ai vecchi ci ho fatte ore, ore, giornate di Football Manager. Mesi. Il killer non lo sento e questa cosa mi fa molto paura. Non lo, quando il killer è silenzioso ho tanta paura, perché un Ghostface... Oh.
Ottimo. Chi l'ha chiuso, Eros? Mi farò più spesso perché poi nei canali li posso sentire solo da PC. Ci sta. E comunque dov'è? Ah, il mio killer preferito. E non sto scherzando, è l'unico che so usare quando gioco killer. Il campanaro. Va bene, buona merenda a te Lilly. E come sempre grazie per essere passata. E grazie, benvenuta nel gruppo Telegram del Popolo Radioattivo. Benvenuta. Quando si tratta di film, videogiochi, cultura, tranquilla, puoi pubblicare quello che vuoi e parlare con noi di qualsiasi cosa. E questo no. Non è forte questo killer, eh? Andiamola a salvare. E niente, ha preso di nuovo lui. Scappa. Devo lanciare un pallet. Devo fare finta di saltare e poi dopo devo tornare indietro su. Errore da principiante. Troppo tempo che no. Però non ci mancano molti geni. Siamo quasi vicini alla chiusura. Perché? Perché? Grazie Eros. No, il gun. Non riusciamo a chiudere gli ultimi due gen. Dai. Almeno forse una partita la vinciamo. E comunque ragazzi, io da tredicenne mi sento molto più sollevato, devo dire, la verità, 13 anni, ultimo anno delle scuole medie, posso dire di essere felice, perché poi comunque ora c'è la scelta delle scuole superiori, e capire un po' il mio futuro, cosa posso fare. È una scelta molto delicata, ci devo riflettere molto. Questo mi ha rotto tre quarti di bolts. No, ma dai, mi ha fregato. Oddio, il campanaro, sì. Sì, è il campanaro, l'unico killer che so usare io. Oddio, ma com'è? Vabbè.
Gente! Ciao Salva, grazie mille per gli auguri, Salva. Salva mi ha fatto gli auguri dappertutto. No, mi piace, ragazzi, non fatemi ridere, sennò questa qui non do più. Niente, mi ha fatto una botta di lag e non mi ha fatto fare lo skill check. Ok, grazie mille Cati, mi raccomando, eccola, andate, ragazzi, andatela a seguire. Andatela a seguire. Eccola qui. Mi raccomando. Mi raccomando, andatela a seguire assolutamente, perché voglio il follow per... No, io assolutamente voglio il follow per Stregatta, ve lo dico già. Lo dico già. Io ringrazio, come ho detto prima. Bravo, per me ne puoi fare pure 10. Guarda, se ne va. Bellissimo, DBD. Cos'è? Ma le clip di Kati qui sono una delle cose più belle e più comiche del canale. Kati lo sa, ecco appunto, vedi che sei messo. Oh, veramente ci sono quelle là con... Cioè, neanche fa la posta la combo amo nel live le clip di Kati. Non è sempre stata una combo micidiale. Tra l'altro che non riusciva a trattenersi a ride, cioè che non ce la faceva, stava morendo. Oddio, qua è stato chiuso. E dai. Questo si sta cambiando questo. È rimasto ancora così da quando lo stavamo facendo. Addirittura. Ma è impossibile. È impossibile. Se lo sta loopando, aspetta. Lascialo stare. Lascia stare Eros. Brutto killer antipatico. Sto per morire, Eros, ti ho voluto bene. Quel gen sopra era chiuso. GG per il kill. The Game Awards. Pensavo che avevo scritto GTA. Però se ci pensi bene, The Game Awards. Se sposti e metti la T a posto di in GTA, vedi? Ora ho capito perché si chiamano i TGA. Perché in realtà è un GTA, però con i videogiochi. Oh, ora ho capito tutto. Vediamo, guarda, se tu fai la Pizza Awards, io ad oggi poi posso considerarmi di aver vinto un premio Oscar. No, ma bonga direttamente, salva Logan, 1817. 1000, vabbè. 18.217. Ce la posso fare. La posso fare. Ma ti dirò, Salva, che
Vediamo un po' se Eros riuscirà a vincere questo game per me. Nel frattempo. Ah, comunque dopo Saka andiamo da... per il raid andiamo da... adesso da Eros. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Però da Eros e basta. Me lo puoi boncare, Salvo? Ma veramente lo devi boncare con tutta la cazzima di questo mondo. Proprio in dialetto una cazzim. Questa salta è meritata. E non dire che no. Salta è strameritata. Eros si è deciso di morire. Giustamente, arrivato a questo punto è meglio lasciare la botola. Cioè, un genio non è chiuso. E purtroppo, peccato, perché potevamo vincerla questa qui. E niente, questo è successo, ragazzi. Ce la possiamo fare, devo dirti. Una partita forse per il mio compleanno la possiamo fare a vincere. Io penso che per le 5 stacco. Pensavo di sì. Beh, ho vinto questa cosa qui. Se non capirò perché le torce sono fuori uso, ma ah però eccola qui, Kati si è riunita e... eccola qui la nostra mitica Kati. Tredicenne, tredicenne, sì. Sì. Eccola qui.
Stacco per le 5 per un semplice motivo, da solo questo staccare un po' prima perché devo andare a fare commissioni prima di lavoro. E niente, sempre problemi. Problemi su problemi. E si deve andare a lavorare. Dopo. Che imprevisti che succedono e. Bon, Dragon, sono 13 comunque. Solo che ho detto. Grazie. Dai, mi è uscita spontanea. Questa sarebbe da clip. Ho giocato qualche mese fa a Crash Bandicoot su PS1. Troppo bello. Ma se la Questo gente è il gridava nuovo nel Final cielo, dove lo Fantasy. prendeva il pesce? Sì, guardi, siamo 2 tredicenni. Lo so, sono un po' vecchiato. Salva, non voglio spoiler, anche se proprio nel gruppo di Dragon mi hanno scritto proprio lo spoilerone per eccellenza in faccia. E non volevo spoiler, che me lo voglio giocare. Su certe cose mi ha colpito, alcune cose di mia volontà e spontanea me le sono spoilerate, però a me. No, Eros è tu il più bello. Sei tu il più bello, per favore, ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un followino a Eros94X e Stregatta. Stai dicendo. Quello bello e salva. Per favore, mi bonchi, salva Logan. Anzi, no, dell'ultimo. Sì, del sedicesimo. Ti ricordi che mi sono trovato un mega spoiler nel tuo gruppo Telegram? Se proprio io non vorrei dirlo ai ragazzi della chat, giustamente perché chi se lo recupera, lo recupera. Allora ti ricordi cosa è successo? Dai, ti do l'indizio. Che io dissi, vabbè, io non mi arrabbio tanto sugli spoiler perché alla fine tu devi giocare il gioco per capirlo e tutto. E allora perché sì, non mi arrabbia più di tanto. Cioè, non è che mi arrabbia proprio perché dice, alla fine comunque c'è tutto un gioco da giocare. Mo' che ho scoperto questa cosa, che era proprio il finale. Ma credimi, è il finale. Succede. Vedi, adesso mi fu involontariamente, ingenuamente. Infatti, io disse: no, tranquillo, io l'ho letto, non mi sono arrabbiato perché io sono del parere che devi conoscere tutta la storia dei personaggi, tutti i legami e tutto. Mo' che tu mi dici il finale. Ma cosa sei stato prima di questa storia? Per questo sto dicendo. E questo per me. E spoiler sì, però c'è ancora tutto da scoprire. E chi l'era preso Eros? E quando mai non prende qualcuno? Ma dai! No, non ci posso credere. Dov'è Eros? Eros dov'è? Non salvare Eros. Anche se non so chi sia il killer. Ma ho paura che può venire da me. Io a Chucky ancora non lo incontro, il nuovo killer che hanno me. Ah, io per questo. Oddio, me lo sono chiamato, eccolo qui. Chucky. Annunciati due, neanche uno. Ah, allora c'è ancora tanto da scoprire. Comunque c'è anche il DLC di Ragnarok.
Ma mi fa ridere questo killer. Maledetto. Oh, ma guardate come mi prende, però dovete vedere come mi prende. Ma colpisci, mi colpisci. Io volevo questo. Tanto tu no. Godo in faccia. Che difficile colpire quel nanerottolo sul... È proprio difficile colpire Chucky, che è un killer bassissimo. Quello è Chucky, non te lo ricordi, Saga? I film sono usciti quando noi eravamo piccoli. Grazie mille, ragazzi. No, non te lo ricordavi, a Chucky? È impossibile, cioè faceva quando noi eravamo piccoli. Infatti so che questo killer sta creando molti problemi. Neanche dove stanno. È verso le 5 meno qualcosa. Vediamo qua. Penso che il prossimo sarà l'ultimo game. Dipende dalla partita quando durerà. Della mente, ma dove si stanno curando? Oddio, Chucky. Ah, maledetto. Ma non fa prendere a Cati, eh. No, Cati. Cati, chi è caduto? Comunque avrebbe atterrato chiunque era. Non potevano rimanere.
un ultimo genere. Grazie, grazie Ringo. Grazie per essere passato, grazie per il follow. Ci si vede alla prossima. Poi quando incontrerai Sakamurai. Io lo sapevo, bastardo. Era. Maledetto. Cagarmi nel bolso, papà. Ultimo gen. Non so neanche dove sta l'uscita, non mi ricordo. GG, GG, GG guys, è fatto, ottima partita, GG, GG, GG. Ragazzi, questa è l'ultima per me perché purtroppo devo staccare un po' prima, volevo rimanere fino alle 5 e mezza, 6 meno un quarto, però purtroppo a causa di un imprevisto sono costretto a staccare un po' prima e va bene così, va bene così. No, 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 sì, sì, tutto ok, tutto ok. No, devo andare un attimo con mia sorella da una parte e poi devo andare al lavoro, tutto ok, niente di grave. Serve a cose gravi, ci mancherebbe, già è un periodo che veramente, nonostante le cose storte, cioè tante cose un po' negative, però ho perso il sorriso e la voglia di andare avanti. Tocchiamoci, hai detto bene, Salva. Veramente mi sono successe di cotte e di crude. Comunque stiamo facendo tutto ciò.
Non è Autis, è Capondino, lo ricordavo questo nickname. Usiamo questo medikit che ci sono tutte. Ecco qua, ho messo una bella bustina per voi. Per tutti noi. Che bene. Volevi. Ti piacerebbe? Salva Logan. De pesce ovunque. Libby è ovunque. E anche questo è il comando personalizzato di Depeche. Pure io, Kati, questo per me è l'ultimo, anche per me. Se dopo vuoi, dopo il raid che faccio ad Eros, ti passo a salutare su... Bravo. Comunque stavo dicendo, Kati, dopo, se vuoi, dopo questo qua, l'ultima, ti passo un attimo a salutarti, perché io pure devo staccare un po' prima. Passo un attimo a salutarti e ti devo sempre dire, non so se prima hai ascoltato cosa ho detto a inizio live, però nel dubbio te lo voglio ripetere. Giusto 2 minuti ti ruberò. Giusto 2 minuti, non niente di così. Eros 94X. Sta giocando con noi? Sicuro, mi sembra molto strano. Sta in live, a me mi risulta che è in live. Eros 94X. Ecco qua. Come ho scritto, poi mi devi cercare, perché magari se hai cercato solo un Eros 94 non è detto che lo trovi. Vabbè, non so, è nel dubbio. Nel dubbio, sai com'è. Sono stare, questa è l'ultima e... Puoi già, tra virgolette, preparare il raid, eh? Puoi già preparare il raid. Eros, se mi senti, il raid lo faccio a te. Non staccare. Mosca sul SEO. No, non conosco queste. Non so chi siano. Il level up, 120 è una vita in più. Ah, per la vita. Vabbè, ma tanto noi facciamo no hit. Noi facciamo no hit, ragazzi. Non ci servono le vite, giusto? E i cosetti viola, invece? Che cos'è quello? Sarà sicuramente qualcosa di psichedelico. Beh, GG, andi qua. Salva. Che ti possi, no? Stavo talmente concentrata per non far scoppiare il genere, a un certo punto mi è esploso questa cosa così. Già il fatto che il killer non nessuno ha colpito, cioè il killer non ha colpito nessuno, mi preoccupa questa cosa. Che il killer è silenzioso. Io ho molta paura dei killer silenziosi, questo è. Se nei killer silenziosi ho tanta paura.
Il problema è che abbiamo quasi chiuso di vari gen. Vediamo, Carti sicuramente è andato a fare qualcosa, eh? Ah, ma c'è la quella di Sov. Ma dove sta? Quindi è stranissimo, eh. E pure quello è un mezzo killer senza usare. Bye bye. È crashato. Sarà crashato sicuramente. Ah, le vittorie quelle belle. E aspettate un attimo. Vado un attimo su parti dei ragazzi. Se mi fanno accedere. Per piacere tuo, se vuoi farmi entrare. Cara PlayStation. Eros. Tutto ok. Ah, ok. Ragazzi, io vi ringrazio prima di tutto. Mi ringrazio. Sì, no, perché devo, è successo un piccolo imprevisto. Niente di grave, devo fare con mia sorella delle cose. Saki, vabbè. Saka, puoi far partire il raid ad Eros? Comunque, sì. Io, Kati, mi sente, vediamo. Kati, non so se tu hai sentito all'inizio live, ho detto. Io ho scelto DBD per vari motivi, tra cui una delle cose più importanti è dire, perché mo se voi non mi sentite, però non mi sentono la loro voce, però è giusto che Kati lo senta. Che Kati, tu sei stata, a parte che tu lo sai quando noi ti vogliamo bene, io e Eros, però è giusto che io ti ricordo, perché se non fosse stato per te, noi ora, come ora, non avremmo tutto questo. Che anche merito vostro, tu, Eros, Kati, ma lo stesso Redex, e noi ti dobbiamo veramente, veramente tanto, cuoricini rossi. Come ho detto a Saka, questa è forse la volta buona che in estate, pure con Eros, magari Redex lo stesso, veniamo in Puglia di nuovo. Noi veniamo in Puglia per la prima volta però magari, ecco appunto, questa volta veniamo a farci un giro, a salutare tanti amici, perché noi abbiamo tanti amici, poi magari ci possiamo organizzare con tutti quanti insieme, e perché no, ci vediamo. Comunque, io veramente ringrazio tutti per la compagnia, grazie a tutti per gli auguri. Sembra questa cosa che OBS non va d'accordo con i party della Play, prima o poi riusciamo a fare. Kati, io ti saluto, ti mando un forte abbraccio, un fortissimo abbraccio. Ci vediamo sicuramente domani. Sicuramente non so se domani farà live o cosa, comunque ci vediamo. Ti vengo a salutare perché io ti voglio bene, ti abbraccio. Un forte abbraccio a tutti ragazzi, grazie per aver partecipato. Guardate la radio, guardatela. Ciao.